Settima giornata per la Serie C1 di Calcio 5 targato Sportland. In campo Nebbia Meneghina, settima quota 6 punti finora in campionato contro i Calva Fathers, non invece a un punto. Scambio qui molto buono, il tiro con il mancino e la grandissima risposta del portiere, ci ha provato Manelli. Ancora la palla rimane buona dopo l'errore, ci prova col destro, la palla ancora! E il salvataggio sulla linea fondamentale di Bellini. Poi la palla è buona qui, Mapelli col mancino, il gol di Andrea Mapelli e 1-0. Pallone lungo ancora per Mapelli che controlla tutto solo, Mapelli c'è piazza e manda il calcio d'angolo. Poi il tentativo qui di Cartucci che calcia e trova in pieno il palo con il destro, c'è stata anche deviazione. Cartucci pronto ad andare col destro sulla linea, salva tutto la difesa. Ancora l'occasione per Nebbia Meneghina, 2 contro 1, pallone largo per Manelli, la risposta precisa di piazza. Errore e ripartenza allora, Manelli in area di rigore, batte piazza e fa 2-0. Avanza ma sbaglia Calva Fathers, allora è ancora contropiede per Nebbia Meneghina, arriva la risposta di piazza, doppia. E contropiede qui, molto buona l'azione che arriva con il gol del 2-1. Calva Fathers rientra in partita, va lui col destro in porta per il 2-2. Tutto buono in area di rigore, piazza dice di no Mapelli. Contropiede ancora, ultimissima azione della partita, il palo colpito da Andrea Mapelli. Di Marco Cartucci, la risposta di Razza, finisce qui dunque, muovono la classifica entrambe le squadre, finisce 2-2. Eccoci con Giovanniello, protagonista di questa sfida. Allora, muovete la classifica, però mi viene da dire non avete assolutamente la classifica che meritereste, perché insomma è il secondo punto che fate, ma avete dimostrato di essere una buonissima squadra. È tutto il girone di andata che va così, ce la giochiamo più o meno con tutte, poi un po' per l'età media avanzata, un po' perché magari partiamo un po' in ritardo, come questa partita, il secondo tempo molto meglio del primo. Oggi siamo riusciti a portarla a termine, abbiamo sprecato, non sprecato, è stato bravo il portiere alla fine anche col tiro libero, però insomma muoviamo la classifica e fiducia per il ritorno. Insomma, le altre squadre sanno che non è proprio una passeggiatina con noi, anche se giochiamo tendenzialmente per divertirci. Perfetto, grazie mille e in bocca al lupo per il futuro della stagione. Grazie, ciao.